Piazza Garibaldi ha ospitato venerdì 10 giugno le acrobazie della terza prova del campionato italiano di trial indoor, che ha visto arrivare a Parma, da tutta Italia, i migliori rappresentanti di questa specialità, oltre ad alcuni ospiti internazionali, come ad esempio il campione del mondo Jack Challoner dall'Inghilterra. La gara, organizzata dal Motoclub AM Crociati Parma, con il patrocinio dell'assessorato allo sport del comune, ha visto l'installazione di speciali strutture in acciaio e in cemento armato per simulare, in pieno centro cittadino, quegli ostacoli naturali, come massi e salite, tipici dei percorsi di montagna. Il trial è una disciplina che non vede la velocità come fattore determinante, in quanto più di tutto serve la precisione nel percorrere il percorso ad ostacoli. Il folto pubblico presente in Piazza Garibaldi, fin dal pomeriggio, ha potuto apprezzare questa specialità poco conosciuta grazie ad una gara di altissimo livello che è culminata con le spettacolari finali a partire dalle ore 21. In questa seconda tappa di campionato italiano trial indoor, l'opportunità di venire a Parma in questa piazza veramente prestigiosa è sicuramente un motivo di orgoglio non soltanto per il Motoclub Crociati che ha organizzato questo evento, ma per tutta la federazione che ha in questo modo la possibilità di promuovere uno sport come il trial, che è dimostrato appunto da questa manifestazione è assolutamente compatibile anche con il centro di una città storica come Parma. Perciò da parte della Federazione Motociclistica è sicuramente il momento di ringraziare l'amministrazione comunale di Parma per aver ospitato questo evento, dato la possibilità di svolgerlo nella maniera migliore, e i Motoclub Crociati per aver portato avanti questo progetto, che è un progetto veramente molto importante e molto impegnativo. Sarà sicuramente una manifestazione, da quello che abbiamo visto dalle fasi iniziali, molto spettacolare, molto divertente per tutto il pubblico. Da parte della federazione l'auspicio è quello che un così importante bagaglio di esperienza messo a segno dall'amministrazione comunale e dal Motoclub Crociati possa avere un seguito, perché queste sono manifestazioni che si autopromuovono man mano che vengono organizzate. Perciò posso già dire che da parte della Federazione Motociclistica c'è la disponibilità a rimettere in calendario questo evento anche per il prossimo anno. Il Comune di Parma, in collaborazione con il Motoclub Crociati, di cui sono il Presidente, hanno organizzato questa manifestazione perché hanno voluto portare il trial al pubblico, visto che il pubblico difficilmente riesce ad arrivare al trial, perché il trial naturale, outdoor cosiddetto, si disputa su boschi, montagne, ruscelli, difficilmente raggiungibili per il pubblico che magari vorrebbe anche seguire. Abbiamo deciso di portare il trial in città, nel cuore di Parma, compiendo anche uno sforzo economico notevole. Speriamo che questo possa essere utile per far conoscere maggiormente la nostra disciplina sportiva al grande pubblico. L'organizzazione è del Motoclub Crociati e Parma in collaborazione con la Federmoto, che ci ha dato il supporto tecnico per realizzare gli ostacoli che possiamo vedere nella piazza che abbiamo avuto a disposizione. La Federmoto ha mandato giù un tecnico federale, ha mandato giù un commissario e un direttore di gara che ci danno assistenza in tutta quanta la manifestazione. Pensate sia ripetibile al di fuori di Parma Città Europea dello Sport questo evento? Detto in questo momento mi trovo un pochino impreparato, perché la tensione è ancora molto alta, visto che la gara è in pieno svolgimento. Noi ci siamo impegnati moltissimo per la buona riuscita e questo ci ha veramente molto assorbiti. Speriamo di ritrovare le forze necessarie l'anno prossimo per bissare l'evento. Forse sì, ecco, insomma, vedremo quello che succede nei giorni prossimi. Non ho riscontri di prove di campionato italiano disputate nella piazza principale di una città. È una disciplina moderna, spettacolare, non fa troppo rumore. È sicuramente una bella chicca per gli appassionati di moto e secondo me è anche un fatto educativo, nel senso che insomma, nello spettacolo si capisce che c'è il rischio ma c'è anche l'equilibrio, e questo secondo me è un dato importante. In più,
penso che un'ambientazione del genere dia a questo sport quello che merita, cioè una vetrina molto bella che possa portare a crescere. Non nascondo che non ci dispiacerebbe, magari convincendo Sua Eccellenza il Vescovo, di pensare a un titolo mondiale in Piazza del Duomo, ma questo è spazio per i sogni, magari ne parleremo un po' più in là. Attenzione!